Ciao, benvenuti a Cazzeggio Cataviotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Cataviotico. Questa puntata dal colore di retrocomputing parleremo delle patacche, ossia dei flop Commodore. Ha senso collezionare hardware inerente ai grandi flop Commodore? Nel segmento home computing i più grossi flop Commodore furono la serie dei Commodore 264 Plus con il Commodore 16, il C116 e il Plus 4. Tutti e tre i computer avevano come CPU l'8501 e il chip TED per la grafica e il suono. Tutti e tre furono un flop commerciale. Del C16 ne ho già parlato come confronto con il VIC-20. Se siete interessati vi invito ad andare a vedere il podcast relativo a VIC-20 contro Commodore 16, quale scegliere per retrocomputing. Il link del podcast, se vi interessa, lo trovate in descrizione di questo file di YouTube. Ritornando a noi, il fallimento del Plus 4, che era nato come potenziale erede del Commodore 64, fu causato dal fatto che il Plus 4 era incompatibile con il software del Commodore 64 e del VIC-20, che entrambi erano stati un grande successo commerciale e che continuava ad alimentarsi con una grande diffusione e una grande quantità di software, oltre che avere un prezzo che tendenzialmente era calante. Fu poi prodotto il Commodore 128, un computer anche lui ad 8 bit che doveva essere compatibile con il Commodore 64, i suoi giochi, il suo software. Ma nella visione della Commodore, il Commodore 128 avrebbe potuto anche essere utilizzato nelle piccole imprese. Per questo il C128 fu dotato della CPU Z80 per processare il sistema operativo CPM, che era un sistema operativo professionale abbastanza diffuso. Il Commodore 128 però purtroppo fu un altro flop commerciale. Il CPM, quando il Commodore 128 fu proposto commercialmente, ormai il CPM incominciava a declinare in favore dell'MS-DOS nel segmento business computing. Nello stesso tempo l'Apple dotò il Macintosh Plus e la SCSI, con cui il computer, il Macintosh Plus, poteva pilotare appunto dischi fissi esterni, risultando molto superiore al Commodore 128. Inoltre il Commodore 128 era scarso in termini di software professionale e il mercato del business computing percepì il Commodore 128 non come una potenziale macchina professionale, ma come un home computer ludico, una sorta di Commodore 64 super pompato. Il prezzo però commerciale del Commodore 128 era molto più elevato di un Commodore 64, per cui gli utenti preferivano continuare a comprare il Commodore 64 piuttosto che il Commodore 128, che finì per essere un flop commerciale. La sua produzione cessò nel 1989. Ora, ha senso nel XXI secolo collezionare macchine Commodore che furono dei palesi flop commerciali? Non me ne vorranno i fan commodoriani o commodoristi, ma l'utilità di una collezione di retrocomputing consiste in avere un campione che sia rappresentativo della storia del computer, ad esempio del segmento home computing. I flop commerciali equivalgono agli insuccessi, nessuno conosce quasi più queste macchine, che già quando furono all'epoca del loro apice del ciclo di vita di prodotto erano comunque macchine praticamente sconosciute e poco apprezzate dal mercato. Ora, la scarsità e la rarità di una macchina non determina automaticamente l'apprezzamento del suo valore, perché se è un computer sconosciuto non ci sarà nessuno che sarà disposto ad acquistarlo, mancando quindi spessore al mercato. Lo spessore del mercato nel retrocomputing attuale e anche prospettico è collegato alla notorietà di un marchio oppure al successo di un modello.
cosa, entrambe le cose, che trasportano quindi il brand quanto il prodotto nel mito. A mio avviso quindi non vale la pena di stare a crucciarsi del C116 e del Plus 4. Cosa diversa invece potrebbe essere il Commodore 128, il quale, essendo compatibile con un Commodore 64, potrebbe essere appunto utilizzato come un Commodore 64 pompato, appunto come così fu percepito all'epoca. Quindi una macchina, il Commodore 128, per far girare il software di retrocomputing del biscottone Commodore 64. Quindi il Commodore 128, un succedaneo del Commodore 64, da inserire in una collezione, sia come, diciamo, succedaneo e sostituzione del Commodore 64. Anche se però obiettivamente nel mercato dell'usato è più facile trovare dei Commodore 64 piuttosto che dei Commodore 128, dato che il Commodore 64 fu il computer più venduto al mondo. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.